sentirete mai nessun politico dire che le rinnovabili, le fonti di energia rinnovabile, non siano un'ottima cosa, che va sviluppata, sostenuta e che contribuirà grandemente a limitare i danni delle catastrofi ambientali a cui stiamo andando incontro. Ma un conto è ciò che si racconta pubblicamente e un conto a cosa si fa effettivamente al governo. Il governo infatti ha introdotto non una, ma ben due nuove tasse a carico degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile. La prima è una tassa vera e propria che graverà sugli impianti a partire dai 20 kW di potenza, impianti che potrebbero essere installati, cioè su centinaia di migliaia di tetti, di capannoni industriali, di enti pubblici, eccetera. Ed è una tassa nuova di zecca. Mentre la seconda, diciamo, è una tassa occulta, nel senso che è un aumento dell'aliquota sui cosiddetti diritti di superficie, cioè quel tipo di contratto con cui normalmente il proprietario di un terreno lo affitta a chi vi andrà a realizzare sopra un impianto a fonte rinnovabile. Insomma, in entrambi i suddetti casi, chi nel futuro volesse costruire impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile si vedrà aumentare i costi certi, cioè le tasse, mentre i profitti, per definizione, rimangono incerti, vieppiù in un mercato che è già libero, è già liberalizzato da molti anni. E ricordo che in Italia la produzione di energia è in larghissima parte frutto di attività private e che se vogliamo spegnere le centrali a fonti fossili e ridurre i costi in bolletta in maniera definitiva, strutturale, saranno soprattutto i privati a dover investire per la costruzione appunto di centrali a fonte rinnovabile, che fra l'altro ci siamo anche impegnati formalmente a realizzare con determinati tassi di crescita. Ma questi privati, perché mai dovrebbero investire in Italia se le condizioni non sono adeguate? A loro conviene, a chi ha denaro, conviene andare in altri paesi in giro per il mondo che hanno condizioni più adeguate. Pertanto, alla faccia dello slogan patriottico padroni a casa nostra, si sta legiferando, questo governo sta legiferando affinché gli italiani continuino a dipendere per le loro necessità energetiche all'80%, come attualmente, dalle fossili che sono di provenienza estera. Io sono Gianni Girotto, come senatore mi sono occupato di energia negli scorsi 10 anni. E di resoconto l'ho pubblicato gratuitamente nel sito dell'editore Edizioni Ambiente. Se lo leggerete, scoprirete decine di altri fatti che vi riguardano direttamente.